Eccoci. Bene. E eccoci al solito Walt Road. Bene, stiamo scendendo sulla terra. Terra. Eccoci qua, non ci si vede. Soprattutto nella videocamera non si vede. Dov'è che sono? No! Si è aperto comunque! Io volevo lasciarlo lì così, fregandomi. Invece si è aperto. Ehi, Faich! Come stai, Faich? Manto magico. La prossima atterraggio un signore prema B per aprirlo. Il signore Nintendo. Ecco la terra di cui si parla nell'antica leggenda di Ortore Nuvola. Ciao Marco. Marco non c'è. Con chi parlavi? Con la telecamera. Sto facendo un video fa. Mio padre è troppo scemo per accorgersi che sto facendo dei video. Spettacolare. Forse è per questo che lo chiamo scimmia. Sì, lo so dove sono. Non c'è bisogno di fare 37 zoom e una sistemazione della mappa. Salutami la telecamera. Telecamera, ti saluto mio padre. Ci siamo colpiti a vicenda. Un dia. No. Non è appuntato. No. È resistito. Non vale. Non doveva resistere. Apriti. Ah, ho preso il tesoro, bene. La gelatina spettrale. Il nostro primo tesoro. Che sfiga avere la gelatina. Ecco, qua c'è un solito video che io... No, non posso saltare, che noia. Che succede? Per un attimo è diventato tutto nero. Guarda lì sotto, c'è un pilastro strano. Guarda l'oscurità che ne esce. Wow. È tutto nero. No, c'è una luce rossa. Wow, che cos'è? Oh, ombra. E dall'ombra chi esce? Esce il recluso. Ciao recluso. Come stai? Non ci vediamo. Tipo, fammi pensare, non era ieri che ho finito il gioco. Era tipo una settimana? Non ci vediamo da una settimana, è passato tanto tempo. Cavolo, la videocamera è quasi scarica. E mia madre ha già usato il ferro da Siro. Come farò? Bene. Lì c'è il santuario, solo che la porta è bloccata. È uno strano meccanismo che finché non riattiveremo il pilastro non ci farà entrare. Che è lo stesso meccanismo che ci sarà tanto utile dopo. Oggi è un po' noioso, però dopo ci sarà ben ben utile. Tu, figlio del fato, discendo dal cielo. Non sono figlio del fato, sono figlio di mia madre. Alza la spada della dea verso il cielo, rivolgila verso l'aura malvagia così che il potere della lama possa colpirla, bla bla bla. Allora, alziamo dal cielo e rivolgiamola verso questo. Non fa niente. Non è successo, lo colpisci da lontano, no, funziona comunque. Di solito vado lì a colpirlo. E cosa succede? Niente, si attivano dei getti di vapore che ci serviranno, meno male, per risalire, perché sennò è lunghissima questa strada. Signore, una zona rileva un'aura rivelatore. Sì, rivelatore. Fatto il lapsus di logica al contrario.
per chi non lo sapesse, allora mi spiace, se non sapete che è logico, dai, infatti non so perché è logico, cioè a 100 volte mi hai iscritti, no, sei iscritti, beh no, non c'è Marco, quindi direi ancora meno, se ci fosse Marco dovrei dire no, sì. Bene, ci sta per finire l'odore, miracolo, sembra già finito, pensavo, no, devo farmi a piedi, questa lunghissima strada schifosa, forza, posso venire di qua, non l'avevo mai notato, dov'è che si va? Adesso qua e basta, bello, no, dimmi che non sono andato, ma in questo punto non è bloccata la badapulta. Ok, non sapete chi è la badapulta, cos'è la badapulta, e vi ho fatto un bello spoiler se ve ne siete resi conto, però dai, non piangete per me perché io riderò di voi, non è così, cioè o riderò di voi. Non gettate oggetti dal finestrino. Cosa ci sarà dietro questa porta? Lo scopriremo ne... No, no, non lo scopriremo nella prossima puntata. Pensavo fosse passato più tempo. Cavolo, 6 minuti solo per andare lì a colpire un pilastro! Sto perdendo colpi. Ed ecco qua che incontreremo la vecchietta! La nostra cara, simpatica vecchietta saggia. Sempre lì ferma. Con sta treccia che va su e giù. No, destra, sinistra, destra, sinistra. Al contrario, sinistra, destra. Sinistra, destra, è uguale. Sinistra, destra, ecco. Come ti chiami? Nintendo, che bel nome Nintendo. Nome da schifo. Quello significa che io sono rimasta qui a lungo, attendevo il tuo arrivo e ti farò da guida. Ci troviamo nel santuario dell'esilio, bla bla bla. Anche la voce della dea, ovvero Zelda, tutto scritto nel libro del destino. Eppure, secondo il libro, la visita sarebbe dovuta accadere in modo diverso. Intendo, ehi, sei in pensiero per Zelda, non lo voglio dire, voce della dea, cavolo, l'ho detto, anche lei stia diretta alla foresta di Filone per conoscere la natura del fincare, combatti anche tu, oh! Mostrami la tua mappa, non lo voglio rimettere un falso di resta, che noia. Sì, bla bla bla. Fariceresti ci servono. Tipo le colonne di luce, solo che sono più piccole, però sulla terra si vedono meglio. E in più esci, e clicca C. Ora voglio vedere se lo tolgo. Ecco qua che si libera misteriosamente solo perché muove la treccia. Voglio vedere se c'è anche qua una cosa bella utile per voi, per me magari no. Però per i più crescenti e bianchi può sempre servire. Una pozione, bene, c'è anche qua. Ora. Altro. Bene. Ah no, volevo toglierlo per vedere cosa diceva, me ne sono dimenticato. Ah, che noia. Ripartirei se non avessi sapere. Voglio vedere se lo tolgo. Magari mi voleva dire qualcosa. Io lo tolgo. Ah, scusate. Lasciatemi in pace, andate. Ecco, Pigoro, ve lo ricordate che l'ho nominato prima. Ed ecco che li ho uccisi tutti in pochissimo tempo.
rupie. Bla bla bla, sai, oggi è la seconda volta che vedo uno della tua specie. Ecco, lì c'è il punto salvataggio che attiva tutti gli altri punti salvataggio, però io voglio prendere quelle rupie! Mi chiamo Pidoro, bla bla bla, secondo te testi antichi, bla bla bla. Questa antica salvataggio, bla bla bla. Se guardo, bla bla bla. Questa trappola però dovrebbe essere speciale rispetto alle altre, bla bla bla. Forse è solo una chiave, bla bla bla, anche perché bla bla bla. Adoro essere chiaro, bla bla bla. Chiaro come finisce, voglio saperne di più? Sì, perché voglio controllare i fiori. Sì, i fiori, i cuori. Soldi, si chiamano soldi, non si chiamano né fiori né cuori. Sull'isola dea gli umani vivono spostandosi sul dorso di enormi volatili che non esistono qui sulla Terra, e questo è vero. In realtà si tratta di un arcipelago formato da tanti pacifici. L'isola fin qua gli abitanti adorano la dea, bla bla bla, finché... È giusto, la loro cultura avanzatissima, molto più della nostra, non lo so, io non l'ho ancora incontrata, la vostra cultura. Ma non finisce qui, il livello deve ancora venire. Dal momento elementi preziosissimi e conosciuti, tutti proprio d'oro. Sicuramente oro, l'acqua bevendola si ottiene le terme di Venezia, ma guardando Gepora non si direbbe. Gli alberi crescono frutti in grado di guarire. No, beh. Se intendi pagare i medici, allora è vero. Nei campi nascono zucche che non marciscono mai, effettivamente non ne ho mai vista marcire una. Giusto la zuppa che si raffredda. Però ci sono costellate di fiori del mio cuore, è vero. Per non parlare. Anche questo è vero, che un paradiso di terra primavera, a meno che non sia primavera. Più prezioso del diamante, più prezioso. Va bene, dai, vediamo. Vediamo cosa dice. Ah, meno male. Ed ecco che ci avviciniamo e si accende miracolosamente. Però io non voglio accendere la statua per salvare. Per tutti i porfidi, ma che magia hai fatto? Basta che ti avvicini e la statua reagisce, ma è incredibile! Ok, bene, prendiamo se... No, adesso sono riuscito a prendere... Ah, mi si è pure scaricato il telecomando. Beh, visto che siamo praticamente alla fine, ci salutiamo già, perché si sta scaricando sia videocamera che telecomando. E quindi ciao, la prossima parte mi sa che sarà un po' più corta, perché ho solo 23 minuti, allora insomma... la videocamera e poi li dovrò pure caricare, ovvero darli a mia madre perché li carichi. Speriamo che domani vada a lavorare. Vabbè, tutto questo non vi interessa, quindi ciao, arrivederci.